Torniamo a parlare di volontariato, di associazioni che sul territorio canavesano fanno tanto per gli altri, tutte le età, in tutte le situazioni, perché lo ripetiamo sempre costantemente, dare una mano agli altri, quelli che hanno più bisogno, soprattutto in un periodo storico e difficile come quello che stiamo vivendo, prima la pandemia, oggi le conseguenze di quelle che sono la guerra in Ucraina e soprattutto i rincari che si sono verificati nel nostro paese, moltissime persone, tantissime famiglie hanno profonde difficoltà. Quindi un plauso sin da subito va fatto a chi ogni giorno si spende per gli altri. In questo caso abbiamo ospiti Gigi Querio e Vitaliano Nino De Gregorio. Buongiorno a entrambi. Ciao. Ciao a I tutti, rappresentanti buongiorno a di Loggi tutti. Siamo Onlus, associazione che veramente fa tanto, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle situazioni. Voi in questi anni, soprattutto negli ultimi mesi ancora di più, vi spendete, vi siete spesi per il bene delle altre persone. Gigi, con te partirei raccontando da dove nasce la vostra associazione, perché in realtà quasi 12 anni fa nasce con un altro nome e un'altra situazione. Raccontaci. Esatto. Allora, praticamente l'associazione è nata come il Tricolore nel Mondo. Il Tricolore nel Mondo è nato a San Carlo Canavese per volontà di sette amici. E era il periodo del terremoto devastante ad Haiti. Quindi ci siamo riuniti e abbiamo detto: cerchiamo di dare una mano nel nostro piccolo per aiutare questa popolazione. E di lì è partita la nostra associazione. Abbiamo organizzato varie manifestazioni proprio per raccogliere dei fondi da mandare ad Haiti. Ricordo adesso un po' a memoria, abbiamo fatto tre serate di moto freestyle a Ivrea e destinato anche lì questi soldi. Ora mi sfuggono le cifre perché bisognerebbe andare indietro di troppi anni. E dopodiché abbiamo ancora aiutato una persona, un amico di Torino che ha avuto un incidente automobilistico ed è rimasto purtroppo su una sedia a rotelle. Di lì è nata un po' anche questa cosa che adesso noi portiamo avanti molto volentieri, di aiutare le persone disabili ad avere una vettura a trasporto disabili. Questo problema l'abbiamo notato proprio per aiutare Ivano. Ivano era perché purtroppo è deceduto, era un tifoso del Toro, però non riusciva a spostarsi con una sedia a rotelle per arrivare al campo del Torino. E siamo riusciti a dargli una mano. E abbiamo poi pagato un taxi adibito a questo, tutte le partite che faceva in casa il Torino, lui riusciva ad andare anche tramite l'associazione Tori Seduti, che è l'associazione disabili del gruppo del Torino Calcio. Un ringraziamento anche al presidente del Torino perché ci ha dato una mano anche in questo momento. Ci ha sempre dato una mano in tutte le nostre raccolte, ricordo quella di Loris, che aveva addirittura permesso di far entrare in campo Loris vestito da arbitro, la antivigilia di Natale, c'era a Torino Spal, mi pare, e quindi ha dato una bella visibilità, ci aveva donato delle maglie per fare l'aste e dei palloni per raccogliere appunto soldi per Loris. Queste sono un po' le cose che abbiamo adesso di ricordo, abbiamo aiutato, aiutami Nino, Mattias. Mattias, Nino, raccontaci un po' perché appunto Allora, sono tanti i ragazzi e i bimbi forse che. Mattias è stato il momento in cui ci siamo ritrovati, Bravo. perché arrivavamo da ponti diversi. Purtroppo, chi mi conosce lo sa, mi lascio trascinare in queste cose, perché non vorrei sempre, dico sempre da anni che, boh, non faccio più niente, poi un Alla po' la fine non mente ce la fai. vulcanica, un po' la voglia di fare, un po' di mettermi in gioco, perché purtroppo dal dire al fare, dicevano i vecchi, c'è di mezzo il mare, il fare bisogna Fondamentale. dimostrarlo, no? E come bisogna dimostrare, mettersi in gioco, che dice, sento sempre la frase, il bene si fa ma non si dice, no, si fa e si dice e si fa vedere, così da invogliare e tirare altre persone a farlo ugualmente. Non è che uno cerca visibilità o cerca, no, perché la puoi trovare in tanti altri modi. E che in questo modo ci vanno, tra virgolette, dei trascinatori, dove invitare e invogliare altra gente a fare del bene a persone che se no in altri modi non avrebbero possibilità di sopravvivere o sopravvivere in modo
poco dignitoso. Lo dicevo anche prima di iniziare questa intervista, dove effettivamente molte volte la gente poi finisce per dire: ah, ma non lo sapevo. Invece, anche attraverso quello che fate e giustamente pubblicamente dite quali sono le situazioni, al di là di raccogliere il denaro che è fondamentale per queste cause, ma arrivate anche e soprattutto a far presente che ci sono delle situazioni difficili che a volte, un po' perché ci si gira dall'altra parte, un po' perché tante volte siamo costretti dalla vita che viviamo a correre talmente velocemente, non ci accorgiamo di questo e quindi ci può anche stare. Gigi, raccontaci anche di quello che sta, perché siete chiuso, allora, voi chiuso un capitolo, ne state già aprendo un altro o ne avete già aperto un altro, quindi adesso l'associazione che strada ha intrapreso e chi state aiutando? Allora, chi vorrete aiutare? Adesso l'associazione stava facendo una raccolta fondi per aiutare un bimbo di Quornier, povero Nicolas, che purtroppo ci ha lasciati troppo presto, un bimbo di 3 anni con dei problemi, e quindi la nostra associazione, qui devo aprire per una parentesi, su questo devo ringraziare Arval, non è una pubblicità chiaramente, però Arval ci ha dato una grandissima mano sull'acquisto delle 2 vetture che abbiamo consegnato nel 2022 alla famiglia di Gioele di Castellamonte e alla famiglia di Nicolò di San Giusto. Arval ha fatto, diciamo, la parte del leone, senza dimenticare il Canavese, perché il Canavese si è mosso per queste 2 raccolte fondi, si è mosso in maniera alla grande, anche molte fabbriche ci hanno dato una mano, molti imprenditori, negozi, centri commerciali, quindi bisogna ringraziare tutti. Questa raccolta dedicata a Nicolò di Quornier è stato Arval a muovere questa cosa. Mi ha telefonato il direttore Mosaici, che è il direttore generale di Arval Noleggio Lungo Termine, mi fa: Gigi, noi per fine anno vorremmo ancora aiutarvi a fare un dono a un bimbo che ha bisogno di una vettura. E di lì è partita questa raccolta. La raccolta è iniziata, mi pare, verso il 22-23 di dicembre, e purtroppo l'abbiamo dovuta interrompere perché, come sappiamo, oramai lo sappiamo tutti, Nicolò è mancato. Nicolò è venuto a mancare, però la raccolta fondi andrà avanti prima di tutto su interessamento della famiglia di Nicolò. Interessamento della famiglia di Nicolas, perché avevano avuto modo nei tanti mesi di ospedale Regina Margherita di conoscere un'altra famiglia che vive a Rocca Canavese, che combinazione hanno un bimbo che si chiama anche lui Nicolas. Quindi il papà e la mamma del piccolino deceduto hanno detto: noi avremmo piacere che i soldi che avevate già raccolto li usaste per andare avanti con questa raccolta. E adesso stiamo partendo, abbiamo ieri definito con la famiglia proprio per avere la liberatoria, per poter usare fotografie, filmati e tutto quanto. Quindi questione di giorni riapriremo questa raccolta fondi e speriamo di riuscire a completarla e di arrivare al traguardo, ecco. Sono convinto che ce la farete, perché Nino, sicuramente, come anche sottolineato Gigi, tantissimo è la partecipazione da parte del territorio, delle aziende, dei privati, la dimostrazione che il Canavese, quando viene chiamato in aiuto delle persone in difficoltà, risponde sempre bene. Questo è un segnale importante, ma un segnale che deve anche essere portato costantemente avanti, perché di aiuto ce n'è tanto, ce n'è bisogno. Allora, il problema degli ultimi 3 anni, da quel benedetto inizio dell'epidemia o dalla pandemia, ci ha un po' bloccati. Effettivamente, io ricordo che il 30 di gennaio, quindi non poco di 3 anni fa, facemmo la serata con Chicco Evani per Gioele. E da quel momento lì, io e Gigi avevamo tante idee per coinvolgere la lotteria, altri personaggi, perché anche i personaggi che si prestano a venire gratuitamente, qualcuno anche devi anche pagare le spese,
E quindi siamo stati bloccati, nonostante ciò siamo riusciti, anche, specialmente il 2022, a consegnare le due macchine. Forse sarebbe stata una terza se avessimo continuato o i primi del 2023, come dovrebbe essere. E quindi tutti nel Canavese, ma penso in tutta Italia, se uno si mettesse in moto, potremmo dare una mano a chi magari non vuole neanche farlo sapere, perché la dignità, la vergogna no, perché è una brutta parola, però no, la dignità... Però, perché qualcuno per paura della vergogna, di sentirsi in difetto, alla fine tante volte tace le difficoltà che... A differenza di tanti che non avendo le possibilità vanno a bussare a chiedere degli aiuti che non sarebbero necessari, perché sennò aiuterei i miei figli, ma... Abbiamo avuto un esempio noi. Quindi questo era quanto, ma con questo nessuna polemica. Io sono e saremo, ma penso perché Gigi è un trascinatore, sempre presenti e sempre portare avanti aiuti a persone del nostro territorio, che vivono sul nostro territorio con problematiche enormi, che a volte qualcuno si gira dall'altra parte, ma facendolo, almeno io sono soddisfattissimo, anche se magari devi fare i salti mortali, dei sacrifici, però hai raggiunto un obiettivo che altrimenti sarebbe... Si dice che fare del bene fa bene. Fa bene agli altri, ma fa bene anche a se stessi. Certo, perché alla fine ti regala qualcosa, ti dà quella sensazione di aver fatto qualcosa di importante, che oggigiorno in una vita così frenetica come quella che viviamo, credo che sia fondamentale. Eppure mi chiedo sempre, ma perché non faccio ancora qualcosa? Questo è quando sei... mi sembra di non essere mai troppo operativo. Beh, mi metto nei panni di altri che invece proprio non hanno nessun interesse. Ancora di chiedere una cosa, Gigi, perché voi qualche mese fa avete anche organizzato una partita a Ivrea di calcio con gli ospiti della nazionale artisti della televisione. È importante anche perché avete dato un altro segnale, perché in quel caso era aiutare le persone che sono in difficoltà, in questo caso non i piccoli ma i grandi, che appunto, come dicevano prima, stanno pagando questo periodo difficile. Difatti abbiamo organizzato questa partita di calcio e poi purtroppo non è andata bene per il tempo, perché ha fatto sole fino al venerdì. Il sabato della partita sembrava una giornata invernale. Ti posso solo dire che non sono venute allo stadio neanche tutte le persone che avevano acquistato i biglietti. Quindi già quello ti lascia capire che non è che abbiamo avuto un bel exploit. Fa parte dei rischi che corriamo, però dobbiamo dire che siamo riusciti a dicembre a consegnare non tantissime borse, io e Nino le chiamiamo le borse solidali, però abbiamo fatto delle borse con i generi di prima necessità, la bottiglia di spumante e un panettone per tante famiglie. Ci siamo un po' confrontati con gli amministratori della nostra zona, quindi abbiamo dato delle borse al comune di Rivarolo, al comune di Quornier, al comune di Castellamonte, al comune di Favria Valperga, e alla Croce Rossa e Valperga. Alla Croce Rossa di Pont e al e comune Valperga. Di Valperga. Tra l'altro, al comune di Valperga il sindaco mi ha fatto una chiamata dopo che ha consegnato queste buste, che è una chiamata che mi ha fatto un regalo grandissimo. Cioè, per me è stato il regalo di Natale più gradito che ho ricevuto. Mi chiama Sandretto e mi dice: Gigi, ti devo ringraziare perché mi hai fatto sentire delle emozioni che io non avevo mai provato. Quando io ho consegnato queste borse a queste famiglie che non se l'aspettavano, mi hanno abbracciato con le lacrime agli occhi e mi hanno ringraziato. Fa di conseguenza, Gigi, ti devo ringraziare e abbracciare a te. Per me quello è stato un dono grandissimo. Dimostrazione che anche con poco, quando si riesce a far felice le persone, si fa sicuramente qualcosa di importante. Questo per me è stato
la chiusura dell'anno più bella che poteva esserci. Molto bene, io vi ringrazio, siamo giunti al termine di questa chiacchierata. Ricordiamo che noi ci siamo Onlus, è sempre presente e a disposizione naturalmente di chi può avere bisogno, Gigi, Nino, ma il gruppo di lavoro che avete insieme a voi e che vi dà una mano sul territorio sta facendo tanto. Ricordiamo il messaggio che mandate, che manda l'associazione ogni volta che fa qualcosa, è una cosa che dobbiamo segnarci, dobbiamo appuntarci e ricordarci che basta veramente poco a volte per, come ha detto Gigi, far tornare il sorriso sul volto di persone che purtroppo il sorriso l'hanno perso molto spesso non per loro volontà, ma purtroppo per il periodo e il momento difficile che stiamo vivendo. Quindi ricordiamo ancora, diamo una mano. Tra l'altro, dove potete essere contattati? Allora, noi siamo sui social, quindi su Facebook ci siamo come pagina Noi Ci Siamo Onlus. Poi abbiamo un gruppo, adesso era tutti per Nicolas, dove abbiamo la raccolta mirata, quindi andremo avanti con questo gruppo, tutti per Nicolas, cambia solo la forma del nome. Nicolas, quello piccolino deceduto, era con la K, questo che andiamo ad aiutare ora è con la CH. Così, tanto per chiarire un po', perché magari la gente dice, ma se Nicolas non c'è più, perché continuano? Certo. Invece abbiamo anche studiato un logo nuovo, proprio per dare visibilità al cambio, perché comunque la gente deve rendersi conto che purtroppo la vita per il bimbo è finita, ma abbiamo altri bimbi da aiutare, quindi se ci vogliono seguire in queste nuove raccolte, noi siamo ben contenti. Sono sicuro che vi seguiranno come vi hanno seguito fino ad oggi. Grazie ancora, alla prossima. Grazie a voi. Grazie.